Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una normativa che permetterà a gruppi di consumatori nell'Unione di intraprendere azioni collettive. Si tratta di una misura che ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, ponendo fine a pratiche illegali. Una risposta, insomma, alla recente serie di violazioni dei diritti dei consumatori perpetrate da multinazionali. L'iniziativa non soddisfa però tutti i gruppi parlamentari. Secondo il rappresentante della Lega, Angelo Ciocca, servirebbero piuttosto nuovi dazi da applicare sui prodotti che arrivano dai paesi extra UE, in particolar modo dalla Cina. Al Parlamento europeo, alla plenaria, si è parlato dei diritti dei consumatori, di cosa serve ai consumatori italiani e ai consumatori europei. E ancora una volta la Commissione europea va nella direzione sbagliata. Cioè, oggi il tema che interessa ai consumatori è uno solo, quello di avere prodotto di qualità a giusto costo, di avere la possibilità di avere prodotto di qualità a chilometro zero. Invece si continua a ragionare in un mercato globale dove ovviamente alcuni territori del mondo che hanno regole diverse e costi diversi oggi sono avvantaggiati. Sono avvantaggiati con prodotti che hanno costi molto ridotti ma che hanno anche una qualità altrettanto ridotta e spesso anche nociva. È chiaro che il riso italiano non può trovarsi a competere con il riso cambogiano, l'olio italiano non si può trovare a competere con l'olio tunisino o le arance italiane non possono trovarsi a competere con le arance del Marocco. Quindi serve un'Europa capace di difendere le produzioni del territorio, difendere i nostri produttori ma anche i nostri consumatori. E serve un'Europa che abbia il coraggio in questo momento di tassare quei prodotti, ad esempio, che arrivano dalla Cina, che a basso costo invadono le nostre tavole, la nostra alimentazione, le nostre produzioni e che in questo momento di crisi economica delle nostre produzioni continuano a mangiare fette di mercato economico. Quindi siccome oggi la Cina è in crescita a discapito delle nostre produzioni, tassare i prodotti cinesi per dare quelle risorse alle famiglie e alle imprese italiane è sicuramente una strada che l'Europa deve intraprendere. Tassiamo i colossi che fanno business in Europa, che fanno business in Italia, tassiamo i prodotti cinesi che invadono il nostro territorio.